Ed eccoci in un altro episodio di Dove mi porteranno le avventure a comprare quale cibo misterioso oggi. Ciao a tutti. Ma comunque, amici miei, oggi si tornano a fare le missioni perché il lunedì è giornata di missioni su Yokai Watch 4. La nostra amatissima Nevina ci dà altre due uova. E noi le andiamo a vendere. Due uova che ci danno 2000 in totale. Compriamo? Spada che incrementerà la tua collezione di spereoni. Andiamo quindi a vedere quali missioni possiamo fare oggi. Ci dovrebbe essere una missione che mi sblocca tipo un livello molto più alto. Ah, però abbiamo la fiamma perpetua. Io direi di fare la fiamma perpetua oggi. Anche se abbiamo sconfitto Vuoto Oscuro, Alphonse sembra essere ancora un po' preoccupato. Raggiungiamo la Colle Fluviale. Andiamo. So dov'è veramente, non mi servirebbe neanche attivare la navigazione. Eccolo qui, penso che si possa fare anche di notte, no? Naruto Running Modo! Ok, parliamo con quel cane. Quel cane l'ho levato 14 volte. Il cane, ma sempre lì torna. Ma tutto bene, Alphonse? Sempre così pensieroso. Su con la vita, amico. Se hai un problema, puoi dircelo. Io non sono vostro amico. E perché ci stai attaccando? Non vi ha attaccato. Credo di aver percepito alcuni residui di virus Vuoto Oscuro qui. Ora che me lo fai notare, anch'io questa impressione. Com'è possibile? Non lo so, ma fortunatamente la potenza sembra essere ridotta. Tuttavia dobbiamo fare qualcosa, non possiamo correre ancora rischi. E quindi che facciamo? A quanto pare sembra che sia tutto connesso alle armi celesti. E armi celesti, la faccenda si fa misteriosa. Bene, andiamo. Per prima cosa mostratemi la folgore dei vulcani. Ah, ma è imposseduta. Quello è il virus Vuoto Oscuro! E qual è il motivo? Perché sta lì? Molto tempo fa la folgore dei vulcani scomparve dal luogo in cui era conservata. Fu proprio in quel periodo che Vuoto Oscuro la contagiò con il virus. Ed è per questo che è riuscito a risvegliarsi, quindi? Stai dicendo che Vuoto Oscuro stava cercando le armi celesti da solo? Non lo so. Fu al Bilguerir a trovare questa spada. Quando me la consegnò la purificai con il potere degli ioni, ma ora la purificò con il potere dei demoni. Wow. E se provassimo ad evocare Asura? Forse lui può darci una mano. Vai, bello. È un piacere rivedervi, umani. Sì, l'hanno detto il vero. La mia amata folgore dei vulcani ha appartenuto a Vuoto Oscuro per un po'. Ma tu come stai? Sei sotto il controllo del virus? Tranquilli, sono in grado di controllare questo livello di malvagità. Tu stesso sei un demone, quindi. Certo, però, cosa potremmo fare se il potere dovesse espandersi? Useremo l'acqua! Come se dovessimo spegnere un fuoco. Infatti, non dire sciocchezze. Ah, l'acqua magica. Ok, allora si spiega tutto. Sto parlando della pistola di Xuan Wu. Non sarà facile ottenere permesso di Xuan Wu, però. Ma sono sicuro che per stavolta chiuderà un occhio. Quindi dovremmo andare a riaffrontare Xuan Wu, no? No, però c'è un luogo in cui è nascosta. A Torre Marina. E beh, allora. Grazie, eh. Sembra una missione abbastanza lunga questa, bella corposa. Oh, ma c'è Bluetooth. No, forse non devo parlare con lui. Possibile che stia qui? Primo piano. In questa stanza con le pietre. Vabbè, ok. E quindi sarebbe quella la celebre pistola di Xuan Wu. Sì, è un giocattolo d'acqua. Non ci sono altri tesori qui intorno. Come faremo a sbarazzarci del virus? Proviamola, no? Sì, fai solletico. Tico tico gli ha fatto. Oppure è quella a scoppio ritardato. Sì, ti pare fa. Vorrei fare una battuta, ma non posso. Peggio! Oh, abil guerriero! Ma abil guerriero, che significa tutto ciò? Abil guerriero? Interrogativo. Masaka? Quel ragno, quella passerà liscia. Io devo proteggere il mio signore. Questa è la mia unica missione. E dove è finito abil guerriero? Nel portale. Quella era solo un'illusione. E sei davvero sicuro, Alphonse? Se fosse il vero Abil Guerriero? Ho deciso. Attraversare questo portale voglio scoprire la verità. Ma è troppo rischioso, principessa. Se mi faceste del male.
Vieni pure tu? Forse è ora che smetto di preoccuparmi per voi. Eh sì, accetto. Verrò con voi. Ma fate andare avanti me, vi prego. Va bene, grazie, Alphonse. La ship. Allora, io voglio bene a Bruno, ma quello è figo. Ok, primo portale dei boss più forti. Ho anche le chiavi da usare. In un prossimo episodio, però. Ma quello è veramente Abby Guerriero? Sì. È lui, guardalo. Ma quanto è bello. Questo subito in squadra se lo recluto. A quanto pare mi avete raggiunto, umani. Ma non riuscite a rintracciarmi. Porterò quella spada al mio signore. Ma guarda, non, nessuno ti vuole intralciare. Dove è andato? Ok, possessore della sciabola del tuono. Il leggendario Zuki ha sconfitto da un gruppo di umani. E il vero Abil Guerriero che ci dice? Sono riusciti a scappare, ma non è un problema. Perché fendente regina di Zuki presto sarà in nostro possesso. E ora dobbiamo attraversare questa porta. Ah, forse ci fa rivivere i momenti che abbiamo già vissuto, ma attraverso gli occhi di Abil Guerriero. Non è un'idea cattiva, sapete? È carina come idea. Siamo in viale acquisti, quindi noi umani siamo umani. Sembra che Gnamburger stia scontando tutte le sue offerte. Non devo perdere la concentrazione. Mi chiedo se la principessa si nasconde tra i partecipanti. Ok, eccolo qui. Il ciliegio sacro, stai reagendo. Forse la principessa si trova davvero qui. Mi chiedo quali siano le intenzioni del mio signore. Andiamo. E qui era a scuola. Ok. Qua quando salviamo Shuten Doji. Eh? Ah, volendo possiamo anche andare via? Che strano. Appena avremo lasciato gli oceani potremo tagliare i fili di Arachnia. Resistete, mio signore, presto arriverò a salvarvi. E poi l'abbiamo salvato, effettivamente. Spero che ci sia anche una lotta alla fine della missione, perché se no, che serve? Stiamo solo a rivivere i ricordi di Abil Guerriero. Ah, qui è quando effettivamente muore poi. O così sembrava. Che dici, Summer? Sì, voglio parlare con Abil Guerriero. Mio signore, riportate la tribù al suo splendore originale, vi prego! Sono sicuro che ce la farete anche senza di me. Può essere. Però preferirei farlo con te, Abil Guerriero. Siamo amici, no? Oh, mi sa che siamo arrivati. Sì, ora ci siamo davvero. Eccolo. Ahoi! Grande! Vuoto guerriero? Bello, mi piace come idea. Oddio, malissimo sarà lui. Oni. Ok, grande. Fagli male, fagli. Grande. E l'ha evitato. Ovviamente l'ha evitato. Poteva essere altrimenti. Mannaggia. Preso. Oggetto raro? Vabbè, dai, ci può stare oggetto raro, su. Ci può quasi stare l'oggetto raro, dai. Bene, bene.
Ok. Chi è che sta male? Ma come, shoot and dodge proprio? Ma che palle. Carica. Mazza dorata. Presa malissimo però. Oh, però è tosto, eh. Accidenti a lui. Mamma mia, quanto attacca lento Gilgador, però. Lentissimo Gilgador. Bene, idea geniale. Insomma. Tanto geniale come idea non mi è parsa, eh. Ok, immagino si ricarica anche lui col tempo. Però non è bastato. Bello. Allora, vediamo un po' un attimo qua. Oh. Allora, Cold sta bene così. Ancora. Ok, buono. Ah, ma immagino fa male, eh. Siamo abbastanza carichi coi punti salute, non mi preoccupo. Bello quello, bello. Però non mi piace. Cambio personaggio, cambio. Andiamo con Velenotto, almeno posso fare l'Energimax. Buono. Ok, vai Link, vai. Vai. Beccato al 100%. Oppure per niente, vabbè pure. Si sposta sempre all'ultimo, ovviamente. Beh, non puoi pretendere che resti lì tutto il giorno, no? Beh, in ombra sta male, wow. Oh, Shoten Dodge di nuovo è carico, bene. Ora. Bene, oh, preso grandissimo. Arriva il drone, ma non ci faccio niente col drone. Oddio, il drone potrebbe anche essere buono, eh. Forse devo solo imparare ad apprezzarlo io. Che potrebbe essere. Andato. Grazie, sì, caricato, caricato, va bene, abbiamo capito. Vai, sputa qua le tue palline. 14 volte ho detto caricato, abbiamo capito. Bene, bambola d'argento che andiamo a rivendere, la Kokeshi. E allora, spruzzagli l'acqua. Acqua. Sì, cos'è, una 9 mm? Ce l'abbiamo fatta? Aspetti, professore! Se n'è andato. Ma perché? L'avevamo salvato dal virus! Principessa, ascoltatemi. Ho un favore da chiedervi. Permettetemi di proseguire da solo, da qui in poi. Ve ne prego. Ma... Apprezzo il vostro aiuto, ragazzi, ma questa faccenda riguarda me. Se voglio scoprire la verità su Abil Guerriero, devo giungervi con le mie sole forze. Va bene, d'accordo. Ma fai attenzione, intesi? Quindi dobbiamo sconfiggerlo con solo Shuten Doji? Mi sta anche bene. È fattibile. Ci vorrà un po', ma si fa. Ragazzi... È il momento.
Maestro Shutendoji. Abil guerriero, sei davvero tu? Sì, sono io. Ad essere sincero, questo luogo mi trasmette un po' di nostalgia. Capisco. Raccogli le 5 armi celesti e risvegliamo la principessa Oni. Questo era il compito che mi avevate affidato tempo fa, ricordate? È passato un po', è vero, ma non potrei mai dimenticarmene. Però, quella profezia in realtà era tutto un piano di vuoto oscuro. Alla fine, tuttavia, riuscimmo a sistemare le cose sconfiggendo il Sole Nero. E ora? Che cosa avete deciso di fare? Il mio obiettivo è sempre lo stesso. Voglio ripristinare il potere degli Oni. Tipico da parte vostra, signore. Tu, piuttosto, cosa farai? Non lo so. Ho dato tutto per voi e ora non mi resta più niente. Ma adesso che il virus è scomparso, posso vagare liberamente. Ho sbagliato con te, abil guerriero. Ti ho trattato solo come una pedina. Ma sento di avere ancora bisogno del tuo aiuto. Non ce la farei senza di te. Per cui ti prego, abil guerriero. Torna da noi. È l'unica cosa che ti chiedo. Così facile? Eccolo, è tornato. Ma dov'è abil guerriero? Dagli tempo? Bentornato, abil guerriero. Mio signore, vi chiedo scusa per l'attesa. Professore! Mi spiace che tu abbia perso la vita a causa mia, ti chiedo scusa. Non dovresti invece, ho fatto solo il mio dovere. D'ora in avanti veglierò su di voi e sui vostri amici, principessa Oni. Bello. Fantastico, ora siamo amici a tutti gli effetti. Grazie, abil guerriero. Ti prego, no, torna alla forma da yokai, per favore. Grazie a voi, ragazzi, sarà un piacere collaborare. Tuttavia so che sono successe molte cose negli ultimi tempi. Non avrete mica trascurato la scuola e i compiti estivi, giusto? Tu hai trascurato le lezioni. Beh, io sto lavorando sui miei, anche se ne avrò ancora per un po'. Ma non si preoccupi, professore, li avrà sulla sua cattedra tra poco. Perché in Giappone la scuola si fa anche d'estate. Già. 12.000 punti esperienza non sono niente male. E allora, che facciamo qui? Ok, non è a 70 come gli altri, non è l'equipaggiamento migliore, ma immagino non ha neanche l'equipaggiamento. E soprattutto è solo a livello 61. Però penso che con abil guerriero magari... Qui stiamo davvero messi bene.